Nella giornata di domenica 16 dicembre Arezzo è stata la città più fredda di tutta la Toscana. La neve ha fatto la sua comparsa soltanto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30-19, anche appunto in città, ma ovviamente senza creare particolari disagi. Alcuni disagi invece ci sono stati nell'Alto Casentino, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere alcuni rami di alberi che si erano appunto spezzati, caduti sotto il peso della neve. Per quello che riguarda invece la viabilità in Val Tiberina, ci sono in corso i filtraggi da parte della polizia stradale all'ingresso della E45, quindi a Sansepolcro. Rimanendo in Val Tiberina, ci sono alcuni comuni che hanno già dato il via al piano neve. È il caso di Pieve Santo Stefano, che appunto annuncia l'avvio delle attività per gli spazzaneve e gli spargisale, e Castel Focognano, quindi in questo caso torniamo in Casentino. Casentino che ha visto già alcune scuole chiuse proprio per via del maltempo. Alcuni sindaci si sono appunto presi alcune ore per cercare di capire dalla nottata di ieri poi fino alla mattinata di oggi come evolveva la situazione. Alla fine le scuole chiuse sono quelle di Poppi, Talla e poi, andando invece verso l'ultimo comune del confine toscano, il comune di Sestino.